Sembrerebbe che la politica italiana sfortunatamente ce l'ha con gli animali. È notizia non tanto recente, 8 agosto 2024, che la delibera di giunta regionale della Regione Abruzzo ha decretato l'uccisione, la possibilità di cacciare 468, leggo, scusatemi, 468 cervi, limite di 468 cervi in Abruzzo. Allora, sembrerebbe che anche l'Abruzzo comincia a prendere la linea del Trentino Alto Adige, del Trentino riguardo all'orso. Qui ci approcciamo al cervo e le motivazioni sono le stesse: imprudenza, imprudenza degli animali, numero elevato di animali. Danni all'agricoltura, danni agli, cioè incidenti stradali, scusate. Ecco, buttiamola sempre sulla parte economica, cioè torniamo a dire 800.000 euro tra il 2019 e il 2023 e i danni del 2024, quindi abbiamo superato il milione di euro e l'unica soluzione possibile e pensabile è uccidiamone 460, 470, diciamo 500 per fare il numero pieno. Direi che la possibilità di fare altre, di trovare altre soluzioni, esattamente come è per l'orso in Trentino, ci sono. Ci sono zone dell'arco alpino, sui Sibillini, nel Casentino, giù fino alla Calabria, in Sicilia, dove potremmo spostarli. Costerebbe sicuramente di più, ma a questo punto, per quale motivo farli uccidere? Per prendere 50 euro per ogni cervo ucciso? 50 euro per 500 sono 25.000 euro. Non mi sembra che abbiamo risanato le casse dai danni causati. Quindi, qual è la vera motivazione per cui dobbiamo uccidere? Anzi, non dobbiamo. Hanno dato la possibilità ai cacciatori di uccidere 470 cervi. Non lo so. Allora, leggo. Delibera contro il conico animale 469 cervi per la precisione in due aree dell'Aquilano, chiamate comprensorio 1 e comprensorio 2. Adesso di preciso non so quali sono, lo cerco insieme a voi. Comprensorio 1 Abruzzo, vediamo un po' che cosa dice. Qual è la zona? No, comprensorio mi parla di scuole, quindi vabbè, è una ricerca un po' troppo complicata al momento, ma il discorso è lo stesso, è analogo. Cerchiamo di capire che l'uccisione dei cervi, peraltro reintrodotti negli anni 70, che si sono trovati talmente tanto bene che adesso sono in esubero, come sono stati reintrodotti lì, prendiamone un numero anche cospicuo, i 469, e li spostiamo in un'altra zona, in varie altre zone. L'ISPRA non è un istituto che può dire sì, uccidiamoli, perché dal punto di vista numerico uccidere 469 cervi non è così deleterio nell'ottica generale del Parco Nazionale, scusatemi, dell'Abruzzo in generale o del cervo. D'accordo, ma una soluzione alternativa c'è sempre. Petizioni del WWF, altre associazioni, leggo Pronatura, Rifiuti Zero Abruzzo, Appennino Ecosistema, il CAI, Italia Nostra, Salviamo l'Orso, la LIPU, tutte associazioni animaliste che vanno contro questa delibera, contro questa decisione, ma decisamente non per l'uccisione, quanto per la possibilità di poter fare altre, di poter trovare altre soluzioni a questo problema, perché oggettivamente potrebbe essere un problema. Gli incidenti, gli investimenti potrebbero anche causare incidenti seri agli esseri umani. Quindi diciamo che una riduzione potrebbe essere anche una buona soluzione, ma
la riduzione si può fare anche con lo spostamento. Non parliamo di carnivori di uccisione di persone che ti attaccano. No, non è mai successo. Quindi, spostiamoli. Portiamoli un pochino nei sipilini, stiamo vicini. Gran Sasso, Maiella, in Calabria, sul Foresta Umbra. Ci sono altre zone dove possono essere spostati per far ampliare l'areale dei cervi. È già bello ampio, ma non è mai così ampio e soprattutto un areale può essere anche riempito e si evita di uccidere. Evitiamo di uccidere, cioè non è il cacciatore ha le sue riserve, non deve andare a cacciare il cervo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo o leggermente fuori. Non è quello lo scopo della caccia. Cerchiamo di capire che soluzioni alternative ci sono e l'unica soluzione che non deve essere presa in esame è quella di uccidere 469 cervi. Ripeto, per chi volesse avere informazioni, delibera della giunta regionale Abruzzo dell'8 agosto 8 agosto 2024, forse vi dico anche qual è il numero. No, non l'ho trovato, mi sembrava di averlo trovato, però ecco, parlano di danni provocati all'agricoltura, 895.340 euro, 806 casi denunciati di investimenti a cervi, quindi incidenti stradali con protagonisti cervi. E li uccidiamo? Li abbiamo già uccisi 806 volte magari, perché ne abbiamo presi sotto. Quindi troviamo un'altra soluzione. Vi invito a firmare, anzi ve la metto qui sotto in descrizione, il collegamento per la petizione del WWF. Sono già ad oggi più di 50.000 firme, già registrate. Quindi andiamo a votare per evitare questa mattanza. A presto, ciao!